parte della spesa cosa rappresenta il decreto sostegni? Sono tanti soldi, 32 miliardi, 11 miliardi aziende partite IVA, 8 per lavoro e lotta alla povertà, poi lo insomma divideremo anche reddito di cittadinanza, reddito d'emergenza, piano vaccini e salute 5 miliardi, enti locali e trasporto cruciali 2,4 miliardi e poi ci sono i condoni fiscali. Le faccio vedere anche il titolo però di ieri, perché insomma polemiche e critiche si sono sollevate da più parti, anche per dire l'Avvenire ieri titolava figli senza sostegni. Ci sono più luci che ombre, immagino, visto che lei fa parte della maggioranza in questo primo che è il primo atto, primo provvedimento economico del governo Draghi. Ma consideriamo che questo è uno scostamento di 32 miliardi, è già stato annunciato un ulteriore scostamento, noi lo chiediamo molto più sostanzioso, Matteo Salvini ieri ha chiesto fino a 100 miliardi, in realtà cioè, quello che è stato fatto anche in passato, se vogliamo confrontarlo, cioè nei decreti fatti dal governo Conte 2, cioè il totale dei sostegni sono stati circa 11 miliardi per le partite IVA e qui in un solo decreto si mettono 11 miliardi che poi devono essere sommati anche agli altri interventi molto importanti sulla cassa integrazione e anche sul contributo degli autonomi, perché ricordo che su iniziativa della Lega, della legge di bilancio scorso anno e poi anche con i finanziamenti di questo decreto si cancella i contributi degli autonomi per quanto riguarda almeno i contributi diciamo primari, ecco. Ed è una scelta importante che forse è mancata lo scorso anno. Allora Bitonci, risposta, non dovevate essere particolarmente attenti, il cambio di passo su questo provvedimento, decreto sostegno, si aspettava allora, anche e soprattutto sugli indennizi a professionisti, autonomi, partite IVA, perché dal fronte partita IVA si lamentano? Allora c'è la memoria corta, nel senso che mi sembra che lo scorso anno abbiamo fatto una durissima opposizione ai decreti dove venivano indicati i codici Ateco, che fin dall'inizio abbiamo detto che era un'aberrazione. Ecco, lo dico anche da professionista. E quindi no, siccome l'ho lasciata parlare, sono anch'io un professionista. Sì, adesso aspetti, cioè, Alessandrucci. Da 30 anni, quindi non dall'altro ieri. Quindi so benissimo e conosco benissimo il settore, perché ho continuato a fare l'attività e insomma e i clienti li conosco molto bene e so quali sono le problematiche. Non si poteva risolvere tutto, questo è chiaro, è da poche settimane che c'è questo governo, quindi casomai dovete chiederlo a Fratoianni come mai lo scorso anno sono state fatte delle scelte. Fratoianni, ecco. Quest'anno invece c'è già un importante cambio di passo, perché via i codici Ateco, contributi anche a fondo perduto anche a chi prima non li aveva ricevuti. Matteo Salvini che continua a ripetere, lo dico anch'io, che non sono assolutamente sufficienti. Si è parlato in questi giorni di condono della Lega, dopo spero che ne parleremo. No, certo, se ce la facciamo ne parliamo. Tra chi conosce la materia, parliamo di condono, che è l'argomento che cancellare le cartelle sotto i 5.000 euro ante 2010, che sono completamente inesigibili, è un favore che si fa allo Stato, non certamente ai contribuenti. Allora, Bitonci, una risposta, visto che poi sì. Anche mi aspetti, così aggiunge questo, visto che nelle bozze si parlava addirittura di 61 milioni di cartelle, c'è Salvini che ieri al Corriere della Sera parlava di 137 milioni di cartelle, il 90%, ci sono accordi ad alto livello per cancellarle, il 90%, in realtà anche questo sul condono è solo il primo passo del cambio di passo e in Parlamento avete intenzione di allargare questa pace fiscale o condono, chiamiamola per come l'ha chiamata anche Draghi. La Lega ha chiesto la rottamazione ter, cioè la riapertura dei termini a rottamazione, che penso che sia il provvedimento più importante. E perché la rottamazione non può essere chiamato un condono? Perché in Italia sanzioni e interessi arrivano al 250%, quindi molte volte una cartella viene raddoppiata o triplicata nell'importo. Con la rottamazione si cancellano sanzioni e interessi e si dilaziona in 5 anni. Noi chiediamo la dilazione per esempio in 10 anni. Quindi una rottamazione per gli anni 2019-2020, dove c'è stata la pandemia e quindi la crisi e molte aziende e molti anche privati non hanno potuto pagare le cartelle, potrebbe essere utile, perché non si cancella la sanzione,
non si cancella l'imposta da pagare, ma si dilaziona nel tempo. Noi avevamo chiesto inizialmente questo, poi nel provvedimento c'era anche lo stralcio delle cartelle, che ripeto, è una cosa che chiede l'agenzia. Guardate le audizioni fatte da Ruffini qualche settimana fa, dove dice e ripete in maniera molto chiara, ci sono mille miliardi di magazzino fiscale. Una buona parte di questo è un magazzino che assolutamente è inesigibile. Cosa facciamo? Facciamo finta di niente? Continuiamo però a mettere cosa risponde a Frattoiani che diceva proprio Bitonci, l'obiezione è legittima, non è questione solo di poterle pagare, il messaggio no, che si lancia al paese, cosa paghi se tanto ti arriverà il condono da qui a poco tempo? Allora, punto. Che ci siano dei furbi, questo lo sappiamo, è così, ci sono dei furbi, ci sono le persone che non pagano le cartelle. Ma quante sono le famiglie in difficoltà che non pagano le cartelle? Quante sono le aziende fallite che non possono pagare le cartelle? Quanto c'è in quel magazzino di mille miliardi che è effettivamente non riscuotibile? Vogliamo renderci conto o no di questo? Cioè, allora, se un'azienda è fallita, se una famiglia non può pagare... cosa facciamo? Continuiamo ad emettere le cartelle all'infinito o decidiamo di cancellarle? E quindi quando c'è una limitazione del reddito, e io sono d'accordo che ci sia il tetto del reddito, è una valutazione anche del patrimonio delle persone. Allora, io vi fermo un attimo, prima di sentire